domenica dedicata all'arte, quella appena trascorsa, il Teatro Traetta di Bitonto ha aperto le porte agli amanti della musica. Chitarristi da ogni dove sono giunti nel foyer per incontrare il grande Ciro Manna, ospite del John Cage Master Fest. Questo è il secondo appuntamento di questa rassegna, iniziata a maggio con Fabrizio Bosso. E oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Ciro Manna, diciamo un'icona della chitarra a livello nazionale e anche internazionale, chitarrista di Richard Bonat e attualmente in tour anche con Gigi D'Alessio. Quindi ecco, oggi grandissimo appuntamento e ne siamo davvero onorati. Ecco, questo è uno dei nostri obiettivi, cioè mettere a disposizione dei nostri ragazzi, dei nostri studenti e non solo artisti di fama internazionale, in modo tale che loro possano ascoltarne le esperienze, possono apprendere i loro consigli. Ascolto attivo sono le parole che più rendono l'idea del valore di questo incontro. Gli artisti si sono confrontati con Manna trattando elementi di tecnica dello strumento della chitarra, tecniche di improvvisazione, nozioni intermedie avanzate di armonia, melodia e ritmo applicate allo strumento, professione del turnista, strumentazione. La didattica è stato sempre, diciamo, un punto importante per me, perché ovviamente, diciamo, la cosa importante è, per avere giovani professionisti e validi musicisti per il futuro, è importante tramandare, diciamo, quello che noi abbiamo acquisito, e ovviamente avendo qualche capello bianco in più, insomma, possiamo tramandare, oltre ovviamente le cose didattiche in sé, anche l'esperienza, diciamo, degli anni vissuti sui palchi eccetera. Quindi, diciamo, cercare di trasmettere didattica ma anche passione verso questo lavoro e tutto quello che concerne la musica. Quindi sono sempre contento di condividere questa cosa con giovani musicisti. Al centro della didattica per Manna l'obiettivo di stimolare gli studenti al miglioramento. Bisogna dare loro il giusto segnale che porti ad avvicinarsi con criterio al mondo della musica, fatto di sacrifici ed emozione. Con il passare del tempo non si è spento l'interesse dei giovani a intraprendere questo percorso. Sicuramente, diciamo, l'epoca attuale, la situazione è un po' cambiata. Dire meglio o peggio è semplicemente si è evoluta, in una strada o un'altra dipende poi da tanti punti di vista. Però comunque ci sono ancora tantissimi giovani interessati alla musica, agli strumenti tradizionali, come dire, che oggi c'è l'evoluzione dell'elettronica, no? Di tante cose, quindi c'è ancora tanta gente, secondo me, che potrà fare tante cose belle negli anni a seguire. Facendo tesoro delle buone risposte raccolte durante l'appuntamento di domenica, lo sguardo della John Cage Music Academy va sempre al futuro. È una realtà che sta crescendo sul territorio bitontino, che coltiva bellezza, sogni e nuovi progetti. In progetto abbiamo un altro nome, probabilmente la prossima volta sarà un batterista. E niente, è ancora in cantiere, quindi ci riaggiorniamo nei prossimi mesi.